Nel momento in cui una forza di maggioranza non vota un provvedimento di questo genere, insomma, mi pare di capire che ormai si è accertato da tutti che la crisi politica si è aperta. Chiaramente per noi non c'è alcun timore eventuale di dare la parola agli italiani. Ci sperate ancora di ricuscire? Ci sono sempre i tempi supplementari, non lo so, dai. Non lo so. Supplementari ci sono. Ministro, è finita, game over. Ci sperate ancora di ricuscire? Ci sono sempre i tempi supplementari, non lo so, dai. Non lo so. Supplementari ci sono. Situazione chiaramente grave, complicata, siamo preoccupati, siamo anche abbastanza stupiti di quanto sta accadendo. È evidente che attenderemo, insomma, nelle prossime ore quello che avverrà, quello che vorrà fare il Presidente Draghi. Dopodiché è chiaro che noi non possiamo accettare che il Parlamento sia bloccato, che le istituzioni siano bloccate in un momento difficile per il Paese, soprattutto con situazioni come quelle che si sono viste alla Camera, con lo Ius Scholae e la droga libera. Insomma, per noi questa situazione così com'è non può andare avanti. È chiaro che noi vogliamo ribadire che le scelte verranno condivise con il centrodestra e chiaramente per noi non c'è alcun timore eventuale di dare la parola agli italiani. Prendiamo semplicemente atto di una situazione molto spiacevole, perché di fronte a un decreto che va a destinare quasi 20 miliardi ai cittadini che sono in difficoltà in un momento difficile come questo e che si aspettano degli aiuti concreti, ci sia il Movimento 5 Stelle, quindi un partito nella maggioranza, e anche non possiamo neanche distogliere l'attenzione dal Partito Democratico, che poi alla fine è un po' quello che guida questo, il famoso campo largo, che tengano in scacco il Parlamento e che naturalmente creino un problema politico su un provvedimento di questo genere. Lo abbiamo detto tante volte, questo governo è nato con l'intento di dare una risposta alla crisi pandemica e dall'altra parte a rilanciare l'economia del Paese. Non si può, di fronte a provvedimenti di questo tipo, comportarsi in questa maniera. Quindi ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e i 5 Stelle oggi se la devono prendere fino in fondo e probabilmente anche il PD, che di fatto non fa altro che spingere per questo campo largo. Quindi noi, quando si diceva che eravamo molto, molto stupiti di quanto stava succedendo, perché davvero una cosa del genere non ce la saremmo assolutamente aspettata. Poi quello che succederà si vedrà, è chiaro che nel momento in cui una forza di maggioranza non vota un provvedimento di questo genere, insomma, mi pare di capire che ormai si è accertato da tutti che la crisi politica si è aperta, e poi, come si dice in questi casi, no, quando si apre una crisi poi non si sa mai come questa crisi si concluderà. Ma la linea della Lega, grazie.